Ah, Jack, una notizia meravigliosa. Ridge resta con Taylor. Sono proprio contenta. Magnifico, vero? Magnifico, vero? Ah, tu non sei contento, tesoro. Sai una cosa, ti predico che fra poco avrai un cuginetto con cui giocare. E perché non due o tre, eh? Due o tre, perché no? Scusatemi. Chi sarà alla porta, eh? Kit. Salve, signora Spector. Ho bisogno di parlare con lei. Cosa significa questo? Oh, è solo una mia piccola iniziativa. Diamine, quanta energia abbiamo. Più di quante immagini. Sai, se mi ci metto io ho molta immaginazione. Vedremo. Certo, a volte basta una frase per cambiare tutto. Sorprendente, vero? Prima, quando tu sei rientrato, ero nell'abisso più profondo che abbia mai toccato, e lo dico senza esagerazione. Adesso invece non saprei descriverti quello che provo. Non ce n'è alcun bisogno, sai. Bene, perché sono una persona molto felice. Davvero? Che effetto fa avere un tale potere su di me? Beh, direi che fa quasi paura. Farei qualunque cosa per te. Sì? Sì, tutto. Ma proprio tutto? Tu chiedi e sarà fatto. Vediamo. Una pizza? È già in forno. Lo sai, Brooke? Questa è l'ultima conversazione che io e te avremo in tutta la vita, perché finalmente ti abbiamo messa all'angolo. La prego, Stephanie, stasera non è proprio il caso. No, aspetta, non sono qui per litigare. No, 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 questa sarà una lezione di vita per te. Ma non so se tu sia abbastanza sveglia ad afferrarla. Dov'è finita tutta la sua improvvisa cordialità, Stephanie? Cos'era? Soltanto una messa in scena? Diplomazia, resa necessaria dal tipo di persona che tu sei. Una donna senza scrupoli né principi, pronta a impadronirsi di tutto quello che vuole, che le appartenga o meno. Di che cosa sta parlando? Sto parlando di questo. Cosa? Ah, il contratto che ho firmato? Sì, tu non hai idea di che...